Luigi Di Maio, una fine terribile, e parola di Alessandra Ghislieri. E Alessandra Ghislieri è una grande sondaggista, e recentemente Alessandra Ghislieri ha detto che Luigi Di Maio, a forza di dire no, farà una fine terribile. Io la notizia la leggo su Libero online, e la notizia con relativo video ve la metto come link nel riassunto di questo video. E cara Alessandra Ghislieri, si può fare una fine terribile, una fine orribile, sia a forza di dire no che a forza di dire sì. Se Luigi Di Maio non riuscirà ad andare a Palazzo Chigi, vuol dire che starà alla finestra a osservare, a guardare, e nessuno potrà lamentarsi di un Luigi Di Maio dicendogli tu hai governato male se non va a Palazzo Chigi. Se invece va a Palazzo Chigi, corre il rischio elevatissimo di scontentare tutti coloro che pentastellati non sono. Se va a Palazzo Chigi, Luigi Di Maio corre il rischio di scontentare quelli di Matteo Salvini, quelli di Silvio Berlusconi, quelli di Giorgia Meloni, quelli di Matteo Renzi, quelli di Liberi Uguali e via di seguito. Una fine terribile la si fa comunque, cara Alessandra Ghislieri. È più facile fare una fine terribile andandoci a Palazzo Chigi piuttosto che a non andarci. E io gliel'ho detto a Luigi Di Maio: Luigi Di Maio, presenta il certificato medico, ma non ci andare a Palazzo Chigi. Cosa ne sai tu, Alessandra Ghislieri, che quella di Luigi Di Maio non sia una strategia che Luigi Di Maio adotta dopo aver ascoltato i miei video? Perché io a Luigi Di Maio ho detto che chiunque vada a Palazzo Chigi sarà sempre messo in croce, perché il popolo sovrano ha messo in croce anche Gesù Cristo, il quale faceva i miracoli. Ti ricordi, Alessandra Ghislieri, che c'è scritto nel Vangelo? Il popolo sovrano di Gerusalemme ha urlato contro Gesù Cristo, che aveva fatto i miracoli fino a un'ora prima. Ha urlato: crucifice, crucifice, crucifice. E ti pare, cara Alessandra Ghislieri, che il popolo sovrano, se un domani Luigi Di Maio dovesse andare a Palazzo Chigi, non gli urlerà prima o poi anche a Luigi Di Maio: crucifice, crucifice, crucifice? Ma non lo sai, Alessandra Ghislieri, che nessuno può soddisfare le esigenze del popolo sovrano? Perché le esigenze del popolo sovrano si rinnovano in continuazione. Una volta che tu, Alessandra Ghislieri, hai soddisfatto alcune esigenze del popolo sovrano, subito dopo ne sorgono delle nuove, e così all'infinito. Capito, Alessandra Ghislieri? Beh, cara Alessandra, sì, e Luigi Di Maio continua a dire no, è perché sta seguendo i consigli di Serafino Massoni. E io sono anni ormai che dico a Luigi Di Maio, non ci andare a Palazzo Chigi. Così nessuno dirà contro di te: crucifige, crucifige, crucifige. Stai alla finestra, Luigi Di Maio, guarda gli altri, guarda, mandaci gli altri a governare. E divertiti, ok, Alessandra Ghislieri? Guarda che io, Alessandra, sono un filosofo, un po' stoico, un po' cinico, capito? Ricorda, Alessandra Ghislieri, che nessuno mai potrà soddisfare le esigenze del popolo sovrano. A te, Alessandra Ghislieri, a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.